tutti, grazie a Lega Ambiente per aver voluto essere qui a presentare i dati di una campagna importante e storica della Lega Ambiente, appunto Coletta Verde. Perché credo che sia molto importante, perché ha un senso essere qui, perché come Regione Lazio quello che abbiamo voluto fare con questo intervento che oggi vediamo qui, ma insomma anche prima con la fase sperimentale sul Tevere, è proprio quello di bloccare i rifiuti prima che arrivino in mare e quindi poi si trasformi in microplastiche, con i tanti problemi che già sappiamo, che poi Lega Ambiente ha già raccontato anche durante questo viaggio che oggi si conclude della Coletta Verde. Quindi che cosa abbiamo voluto fare come Regione Lazio all'interno delle azioni che stiamo portando avanti come contratti di fiume? Abbiamo voluto, nel percorso che stiamo facendo, importante, che vede 19 contratti di fiume che si stanno elaborando, che stanno portando avanti il processo, che sono stati finanziati anche con un contributo di 400.000 euro dalla Regione Lazio a sostegno di questo percorso, però nel frattempo abbiamo voluto mettere in campo un'azione concreta, una vera e propria azione di contratti di fiume. Quindi siamo partiti nell'ottobre del 2019 sul Tevere, alla foce del Tevere, via Capo Due Rami, e lì abbiamo iniziato una fase sperimentale che è durata 6 mesi e che ci ha dato grandi soddisfazioni, nel senso, diciamo, della raccolta dei rifiuti che abbiamo fatto. 2300 kg in questi 6 mesi abbiamo raccolto di rifiuti galleggianti, prevalentemente plastica, che anche questo 60% dei rifiuti che abbiamo raccolto è stata plastica, quindi a conferma anche perché la maggior parte dei rifiuti che poi arrivano, che sono nell'entroterra, che sono sui fiumi, sono plastica, e divisa poi tra plastica riciclabile e plastica invece non riciclabile. E l'importanza anche di questa azione è stata quella di non fermarsi semplicemente alla raccolta, ma anche quella di avviare un processo di economia circolare, anche qui un processo concreto. Uno dei partner di questa azione è Corepla, che è il consorzio per il recupero della plastica nazionale, che ha quindi preso questi rifiuti selezionati e tutto quello che, diciamo, è stato possibile avviare al riciclo lo abbiamo fatto. Probabilmente c'è stato quest'anno, con il lockdown, un riempimento molto più intenso delle seconde case che stanno sulla costa di Roma, poi, no? E questo ha portato, insomma, al mantenimento quantomeno delle criticità che sono emerse già gli anni scorsi. Forse in altre regioni è andata meglio, perché non ci sono stati riempimenti dei camping, delle zone di turismo vero. Nel Lazio purtroppo no, perché appunto quello che emerge è una situazione molto simile, del tutto simile a quella degli anni scorsi, tant'è che i punti inquinati cronici, che chiamiamo noi, perché sono 20 anni che campioniamo e troviamo risultati inquinati o fortemente inquinati, continuano purtroppo a essere tali.